Una volta fissate bene le motivazioni, fondamentali per intraprendere un percorso lungo e spesso pesante, si pensa sempre al fattore fisico. Cosa cambierà? A livello funzionale la bocca si ritroverà nella condizione ottimale per lavorare, dal parlare al mangiare, quindi masticare, sorridere, morsicare. Quella, fidatevi, è la cosa più fantastica. Dopo 29 anni arrivare a mangiare una costina con le mani non ha prezzo. Anche solo morsicare un panino in modo decente dà tutto un altro gusto. Di conseguenza anche la parte estetica ne guadagna. Il chirurgo per primo cercherà una soluzione che, oltre a correggere il vostro problema di occlusione, vi aiuterà anche a dare armonia al viso. Finalmente ha un profilo che non fa storcere il naso, che ci sta bene con tutto il resto. Finalmente posso mostrare i denti mentre sorrido, cosa che prima non facevo minimamente. Possono sembrare cavolate, ma sono tutte cose che poi vanno a pesare anche a livello psicologico. Penso al mio caso, al fatto di aver evitato per anni le foto alle feste, all'insicurezza costante davanti magari ad una ragazza per la paura che, oddio, chissà questa cosa pensa della mia bocca, chissà che pensieri farà, tutte cose che possono essere trascurate, ma che alla lunga si intrufolano nel cervello e fanno vivere male anche i momenti che dovrebbero essere più spensierati. E per finire, la cosa più importante di tutte, la capacità di sopportare e aspettare. Tutta la perseveranza e la voglia di non mollare. Ve le porterete dietro in tutte le altre cose della vita. Si migliora senza accorgersene.